trasmissione, questo contatto, affrontando le tematiche della dislessia. Già da molto tempo noi abbiamo contatti con famiglie, con bambini, con persone che vengono diagnosticate con dislessia o dislessiche. Ci siamo trovati di fronte nel tempo via via ad un perfezionarsi sempre di più della diagnosi, un perfezionarsi anche che è arrivato a tempi precocissimi, e questo è una grande fortuna per il piccolo, per la famiglia, per chi come noi vuol superare certi handicap dovuti da dei deficit. Soltanto che ci troviamo di fronte ad una situazione che da una parte ha prodotto un adeguato sviluppo, ma adeguata precisione anche nel diagnosticare i bambini e le persone. Dall'altra parte, la diagnosi, alla perfezione della diagnosi, all'attenzione che si rivolge nel ritrovare il problema, la gran parte delle famiglie ci lamentano una non altrettanto capacità di mettere in atto azioni tali da superare questo problema così precocemente e in maniera molto raffinata, in maniera molto raffinatamente compreso, capito, rilevato in maniera molto precoce. Questo comporta un sottolineare, evidenziare il problema, e non comporta il determinare le condizioni di serenità ed operative, man mano che si entra nella scuola, anche di integrazione, di relazione con gli altri, nel mondo, con i giochi dei compagni, non si vanno a ritrovare quelle azioni adeguate. La nostra ricerca negli anni è una ricerca molto operativa, che alle riflessioni teoriche e metodologiche va a coniugare anche le buone pratiche, le prassi per superare i problemi. Queste nostre azioni noi abbiamo cercato di divulgarle il più possibile. Noi non siamo un servizio, l'università è una struttura, un'istituzione che fa ricerca. Cerchiamo in tutti i modi di divulgare le buone pratiche, sia per il superamento delle difficoltà del leggere e dello scrivere, ma sia anche per determinare quelle condizioni tali per cui un bambino, anche con le problematiche di dislessia, riesca a integrarsi, a inserirsi, a fare amicizia, a vivere una vita quotidiana insieme con i suoi compagni, con i suoi amici, da grandi, da persona adulta. In questo itinerario più educativo-didattico troviamo delle difficoltà, sia noi nel divulgare i nostri contenuti e le nostre prassi, sia nel formare personale tale che si appropria delle pratiche e con questo appropriarsi mette in atto itinerari educativo-didattici originali, commisurati a ciascuna originalità, a ciascun bambino, a ciascun contesto, a ciascuna situazione e a ciascuna famiglia. Per cui abbiamo da una parte, lo ripeto, diagnosi anche molto precise, dall'altra parte una distanza enorme nel determinare le situazioni per il superamento dei problemi da leggere o scrivere. D'altra parte, oggi ci sono
tante opportunità per poter apprendere, per poter acquisire nozioni e contenuti anche senza leggere e scrivere. Per cui si può immaginare un percorso che, mentre sul piano dei contenuti, sul piano della relazione, sul piano della collaborazione, sul piano della didattica complessiva e in parallelo agli altri bambini, possiamo trovare delle asimmetrie e un bambino può anche imparare a leggere e scrivere 2-3 anni dopo, 4 anni dopo, però arrivare 4 anni dopo ad apprendere a leggere e scrivere avendo nozioni, contenuti, abilità, vissuti relazionali, capacità comunicative, amicizie, quella che è la vita, non solo a scuola, ma anche a casa e nel tempo libero, una vita pressoché normale, una vita che somiglia alla vita di tutti gli altri bambini. Purtroppo il percorso, molte volte, quando vuole essere precisamente riabilitativo, diventa non precisamente riabilitativo o precisamente didattico, ma diventa rigidamente didattico. Questa rigidità propone traumi nella relazione e un intervento che è stato molto rigido dai 0 ai 10 anni poi produce nella crescita del bambino diventato adulto delle condizioni di personalità che propongono insicurezza, propongono ostinazione, propongono un rifiuto dell'apprendere in maniera generale, cioè non determina quelle condizioni che, pur con la difficoltà del leggere e scrivere, ha la curiosità, ha l'emozione e il piacere di conoscere, e con la molla, la forza, l'energia dell'emozione, del piacere del conoscere, acquisisce i contenuti in attesa che gradualmente il leggere e lo scrivere diventino sua competenza. E noi abbiamo sottolineato sull'articolo che è collegato a questa trasmissione, l'abbiamo denominate trappole, che la dottoressa ci vuole rileggere brevemente. Sono delle trappole, la trappola dell'insegnare a leggere e scrivere o di far apprendere a leggere e scrivere a tutti i costi, paradossalmente produce una paura del leggere e lo scrivere. La paura del leggere e lo scrivere paradossalmente produce a tutto campo, spesso, il rifiuto di sapere. Altro paradosso, l'insegnare poco a leggere e scrivere e immettere il bambino in una situazione o in condizioni dove i saperi, la conoscenza, le nozioni diventano stimolanti, le curiosità, il desiderio di apprendere, quindi insegnare poco a leggere e scrivere, ma aumentando quella che è la dimensione della curiosità e del desiderio, il bambino non solo acquisisce i contenuti, le nozioni, ma acquisisce la forza del desiderare apprendere, e con la forza del desiderare apprendere, la forza dell'imparare a leggere e scrivere. Meno mi insegnano a leggere e scrivere, prima imparo a leggere e scrivere. Vediamo un po' di scivolare su queste trappole, non rileggendole un pochino. È possibile conoscere e sapere anche senza leggere e scrivere? Si può rimandare il leggere e lo scrivere a momenti successivi a quelli canonici in primo e secondo elementare? È possibile avere un tempo dell'apprendere a leggere e a scrivere più lento ed un tempo dell'apprendere i contenuti, anche senza leggere o scrivere, più veloce? Sì, è possibile. È possibile, e questo determina una grande serenità, sia nella scuola, sia a casa, sia nelle relazioni, una serenità ed uno slancio verso il leggere e lo scrivere che, anche se in tempi differiti da quelli dei compagni, ci fa raggiungere l'obiettivo dell'imparare a leggere e scrivere. Oggi dovevamo collegarci con
una ricercatrice di fisica, scienza dei materiali, una dottoranda che sta facendo ricerche a Parigi. Purtroppo per motivi tecnici non ci riusciamo a collegare, e la storia, il vissuto di Elisa, questa dottoranda, che magari registreremo e vi manderemo in un differita o in un'altra trasmissione che pensiamo faremo in settembre. Elisa aveva proprio questo problema. Intorno a lei si parlava solo e soltanto di leggere e scrivere. Si andava a comprare un gelato e lei doveva leggere gelato. Si entrava in un negozio e doveva leggere le etichette e l'insegna. Andava a scuola e doveva unire i puntini per imparare a scrivere. Praticamente l'ossessione del leggere e lo scrivere l'ha portata a ritardare il piacere dell'imparare a leggere e scrivere. Una condizione che è stata superata con strumenti alternativi a leggere e scrivere, con percorsi che, grazie alla sua mamma, grazie alla famiglia, grazie ai genitori, ha messo a un certo punto da parte questo affrontare il difetto, e hanno riscoperto Elisa per i suoi safari, per le sue competenze. Ecco, Elisa sottolinea che dal momento in cui è stata riscoperta, l'hanno rivista attraverso le sue competenze, i suoi safari, che erano lontani dal leggere e scrivere, ma molto vicini agli apprendimenti anche difficili, si è appassionata di matematica, si è appassionata di chimica, si è appassionata di fisica, ed ora è ricercatrice in questi settori, in un ambito particolare che è quello dei materiali. Noi aspettiamo, per dinamicizzare questa nostra trasmissione, aspettiamo delle vostre chiamate, che sono allo 051 209 1483. Ripeto, 051 209 1483. Vedremo di rispondere alle vostre domande. Nel frattempo vi facciamo vedere alcuni filmati intorno a degli escamotage per entrare nei contenuti, per entrare nel leggere e lo scrivere, per entrare anche nelle nozioni. Nel frattempo vi chiediamo anche di scriverci delle email a nicola.cuomo@unibo.it e risponderemo anche attraverso le mail, per cui le possibilità per entrare in contatto con noi sono via telefono o via email. Abbiamo l'altro computer collegato e vedremo di leggere le vostre email. Adesso ho il piacere di farvi vedere il teorema di Pitagora, un contenuto. Abbiamo una classe dove era inserito un bambino che aveva difficoltà del leggere e dello scrivere. Abbiamo dato il problema ai bambini e abbiamo detto: ma come facciamo noi ad Alberto, è un nome fittizio, ad insegnare il teorema di Pitagora, perché ha difficoltà di leggere e scrivere? I bambini si sono riuniti, i bambini hanno fatto un progetto, e con un semplice telefonino, adesso i telefonini sono macchina fotografica, sono registrano i film, si può fare di tutto con i telefonini, hanno organizzato un'animazione che vedremo insieme, la quale animazione ha determinato una condizione di rapidissimo apprendimento del teorema di Pitagora. Ma non solo, vedete in questa animazione questa semplificazione però potente, cioè quando parliamo di semplificazione non parliamo di riduzione, ma parliamo di facilitazione proprio nell'apprendere, evidente, lampante, un apprendere intuitivo del teorema di Pitagora.
ma all'interno vedremo che ci sono competenze di informatica, l'utilizzo appropriato di un semplice telefonino, il montare il progetto, il farlo diventare un filmato, un porre la colonna sonora, quindi una serie di attività di alto livello tecnico, pur nella semplicità, fatto da bambini di 12 anni, perché eravamo in seconda media, l'utilizzo del telefonino per diventare uno strumento per apprendere e per comunicare contenuti anche scolastici. Allora, vediamo un pochino il filmato, se adesso sposteremo la telecamera. Sì. Ecco, come vedete, l'itinerario è semplificato. La cosa interessante è che noi abbiamo dato al gruppo classe, dove è inserito un bambino dislessico, il problema è diventato di tutto il gruppo classe, il risultato lo state vedendo, e il risultato è il proporre al loro amico una competenza grazie all'aiuto di tutti, capite, anche sul piano della solidarietà, della relazione, dell'aiuto reciproco, il contenuto, la nozione, teorema di Pitagora, veicola con sé anche principi etici di solidarietà, insieme a competenze tecniche, insieme a capacità di saper utilizzare i semplici strumenti del quotidiano, che sono ormai diventati i telefonini e i computer. Ci sono delle email? Ma la prima email che è arrivata adesso è proprio relativa effettivamente all'uso del computer e alla multimedialità. Ci scrive una mamma e ci dice: buongiorno, sono la madre di un bambino di seconda elementare. Mi sento continuamente giudicata poiché faccio usare a mio figlio disgrafico e disortografico il computer. Mi dicono che così non riuscirà mai a scrivere, a meno che... che sto facendo, scusate, di lui un bambino handicappato, perché continuando ad agevolarlo con il computer inibisco la sua manualità. Secondo voi sbaglio? Capite, qui abbiamo dei pregiudizi, cioè imparare a leggere e scrivere o leggere e scrivere, la cosa importante è comprendere i contenuti, perché il leggere e lo scrivere non è soltanto una tecnica, il leggere e scrivere è una occasione per sviluppare la nostra mente, per sviluppare un bambino sul piano cognitivo ed affettivo. Se noi vediamo la lettura e la scrittura come capacità tecnica di riconoscere delle lettere o di leggere, purtroppo noi ci troviamo anche di fronte a persone, studenti, che non sono assolutamente dislessici, che leggono bene, però che fanno molta fatica a comprendere. Poca fatica di imparare a memoria, però nel momento in cui il contenuto noi lo spostiamo dal quanto è scritto sul libro e lo facciamo diventare, con questo contenuto, con questo strumento culturale, che problemi tu mi puoi risolvere? E quindi il contenuto lo facciamo diventare un riferimento concettuale per risolvere il problema, e questo spostamento ci diventa difficile. Perché? Perché leggere e lo scrivere non è stato legato alla curiosità, alla funzione. Io devo imparare a leggere e scrivere, un bambino deve imparare a leggere e scrivere, però deve imparare a leggere e scrivere delle cose che lo incuriosiscono. Non è una punizione leggere e scrivere. Leggere e scrivere è il poter entrare in un universo che a sua volta è all'interno di altri universi. Un libro è un universo, all'interno del libro troviamo altri universi, con la lettura noi possiamo vivere molteplici esperienze. Questo deve essere il primo elemento, la base su cui chi insegna deve basare l'insegnamento del leggere e lo scrivere, la tecnica. Prima
io devo avere il desiderio, io devo avere il piacere. Tutti abbiamo un po' nelle scuole superiori studiato Manzoni, tutti quanti siamo arrivati a rifiutare i Promessi Sposi, le letture del Manzoni. Forse poi dopo, nel tempo, magari in una vacanza in cui non abbiamo trovato un bellissimo tempo, ma abbiamo trovato pioggia, abbiamo trovato vento, siamo rimasti in casa, non sapevamo cosa fare, i fulmini hanno distrutto l'antenna televisiva e abbiamo trovato lì su uno scaffale i Promessi Sposi. L'abbiamo letto, abbiamo scoperto che è appassionante. Infatti Manzoni non ha scritto i Promessi Sposi con il pensiero adesso io scrivo i Promessi Sposi così punirò le prossime generazioni. No, Manzoni, come gli altri scrittori, si sono sforzati di scrivere per trasmettere, per alleviare, per produrre piacere, per determinare delle condizioni emozionali, intellettive, di conoscenza, potenti. Per cui chi scrive deve avere questa forza empatica per trasmetterla a chi vuole imparare a leggere. Per cui lei, signora, utilizzi il computer, utilizzi il gesso, scriva sui muri, legga con suo figlio, gli faccia nascere la passione. Non ci interessa se il computer, la penna, il pennarello o quello scrivere con sul vetro, che tanto piace ai bambini. Non è lo strumento, è la passione. Sul piano empatico noi dobbiamo trasmettere ai bambini, con o senza la diagnosi di dislessia, la passione del leggere, la passione del entrare in altri mondi. Questo è l'elemento base. Questa passione, lo sottolineo, anche in bambini diagnosticati dislessici, che ritarderanno nell'apprendimento del leggere e dello scrivere, li porterà a pretendere, a chiedere, a desiderare che gli altri leggano. Ci sono altre richieste? Ma direi che questa risposta già risponde in parte ad un'altra richiesta di un'altra mamma, che ci dice: salve, mio figlio è disgrafico e disortografico, ma non ha problemi nel comprendere i testi. Allora perché si blocca e va nel pallone con esercizi e con frasi dove mancano delle parole, aggettivi, articoli, i classici esercizi con i puntini da riempire? Qualcuno ne sa qualcosa? La sua dottoressa non ha trovato nulla di particolare, ma il problema c'è sia a casa che a scuola. Certo, perché anche questo, nei modi dell'insegnare noi dobbiamo analizzare alcuni percorsi. La mamma dice: nella scrittura mancano sostantivi, mancano aggettivi, mancano nomi, pronomi, molte volte si usano le trappole. Può un bambino appassionarsi a leggere e lo scrivere nel momento in cui in ogni pagina di novella, di romanzo, trova una trappola, un soggetto che non c'è che lo devo trovare, un pronome che non c'è, un oggi con una G sola e non me ne sono accorto? Può vivere questo rapporto con il leggere come un tranello permanente? Può vivere questo bambino in l'entrare in una foresta con serpenti, scorpioni e sabbie mobili? Rifiuta. Cioè, non possiamo noi far diventare il leggere una trappola per far la figura di deficiente. Nel momento in cui il bambino entrerà nella lettura, nella scrittura, nella lettura, nella scrittura e nella passione del leggere e scrivere, l'errore sarà rilevato da noi insieme al fornire al bambino stesso la strategia. Se no, altrimenti il rapporto che ci sarà tra il bambino e il leggere e il bambino allo scrivere sarà un rapporto pieno di sfiducia. E quindi il bambino che ha dei problemi, come effettivamente li ha un bambino dislessico,
Già c'è il problema della dislessia. In più lo mettiamo di fronte a queste trappole, deve fare sempre le figure da cretino. Rinuncia, finito. Altro elemento. Ma dobbiamo tener conto che ci sono certi bambini che imparerebbero prima a leggere e poi a scrivere, e dei bambini che imparerebbero prima a scrivere e poi a leggere. Dobbiamo tener conto di questo, dobbiamo tener molto conto di questo, perché noi dobbiamo sempre intervenire sia per il leggere e lo scrivere, ma tenendo conto che il leggere e lo scrivere è la porta per entrare nel mondo del sapere, della conoscenza. Dobbiamo tener conto che l'entrare in quel mondo è possibile per certi attraverso il leggere, per certi attraverso lo scrivere. Vediamo se è arrivato qualche altra cosa. Sto altrimenti... prendendo un po' di mail, se ne è arrivato un'altra interessante, sempre di una mamma. E allora dice: salve, qualcuno di voi conosce il disturbo dell'attenzione e iperattività? Credo che mio figlio di 8 anni abbia anche questo disturbo, oltre alla dislessia che gli è stata diagnosticata da poco. Io pensavo che questo suo comportamento fosse il risultato del circolo vizioso in cui è inserito a causa delle sue difficoltà di apprendimento. Invece gli insegnanti mi hanno detto che questo è un altro disturbo e che sarebbe il caso di fare una visita specialistica. Questo è un altro ambito che va discusso. Naturalmente, se non possiamo capire da 4 righe l'entità. Però le assicuro che nella nostra esperienza, quando i bambini sono, tra virgolette, presi di mira, perché l'insegnante molte volte vede questo approccio come cura, ma il bambino si sente perseguitato, quando non è nata ancora la passione del leggere e lo scrivere, il piacere del leggere e lo scrivere, cerca di fuggire, è il movimento. È l'unica sua possibilità. Per cui il movimento, dobbiamo capire, se è legato allo sfuggire, al fuggire, il movimento bisogna vedere se è legato a fuggire fisicamente, ma anche a fuggire da quelli che sono gli sguardi dei compagni, che ti vedono come diverso. La dottoressa che oggi dovevamo intervistare, quando abbiamo chiacchierato, ci diceva, erano gli sguardi degli altri, quando incominciavo a scrivere, a leggere o a parlare, io mi sentivo gli sguardi degli altri, di tutti, degli insegnanti, degli amici, del papà, della mamma, che mi stavano giudicando, permanentemente mi sentivo giudicata, e questo, riuscirà, non riuscirà, leggerà, non leggerà, e questa era la situazione esplicita. Poi c'è la situazione implicita: nascondiamo che tu non sai leggere e scrivere, non facciamolo sapere. Per cui mi trovavo di fronte, dicono molte persone dislessiche, di fronte ad un voler nascondere il fatto che non sapevo leggere e scrivere, di fronte a un pubblico che lo sapeva già, per cui tutti sapevano che io avevo difficoltà nel leggere e scrivere e tutti facevano finta di non sapere. Questo fuggire, molte volte i bambini lo attuano sia nel chiudersi in se stesso, sia in un movimento, in un andar via, in un andar fuori, in un allontanarsi. Io volevo far vedere anche qualche altro filmato, se è possibile. Noi abbiamo un filmato relativo a delle modalità di leggere e scrivere. Per esempio, noi abbiamo incontrato molti maestri, molti insegnanti bravissimi, perché è questa la scuola è così, la scuola ha dei maestri, degli insegnanti eccezionali. Sono rari, come devono essere purtroppo molte volte, sono rare le cose eccezionali. E facciamo riferimento a questa parte positiva dell'insegnante, dell'insegnare, che tra l'altro molte volte il bravo insegnante viene trattato come tutti quanti gli altri, siamo tutti uguali, per cui l'insegnante bravo, l'insegnante meno bravo vengono trattati nello stesso modo, non c'è un merito, ma quello che è peggio, non c'è il riconoscimento da parte molte volte del collega della bravura, per cui non si chiede consiglio al collega,
Nel momento in cui c'è un collega che supera queste difficoltà del leggere, dello scrivere, fa superare i suoi bambini, non è che si dice, ma bravo, dimmi come hai fatto, spiegami, vieni nella mia classe, fammi vedere, posso venire nella tua classe a vedere. Molte volte si dice, sì, vabbè, i tuoi erano più leggeri, non erano gravi come i miei, i quali, il mio bambino dislessico non ha ancora imparato a leggere e scrivere. E questo non riconoscersi reciprocamente in una professione fantastica come quella dell'insegnante, del maestro, non riconoscersi le professionalità, molte volte crea dei conflitti, delle chiusure. Infatti abbiamo delle problematiche tra genitori e insegnanti, tra insegnanti e ragazzi, tra genitori e ragazzi. Questa grande tensione emerge quando c'è il didattismo, quando non c'è nel contesto, nella situazione, la passione, il piacere di insegnare, di apprendere, di ripetere, quando non c'è la fiducia del chiedere, non ho capito, vorrei che tu me lo rispiegassi, vorrei capire. Questo ostinarsi a capire dei bambini, che è bellissimo, che ci tempesta di perché. I bambini per 3, 4, 5 anni, mamma perché questo, papà perché questo, mamma perché questo, ma perché? Uno dice, mamma per favore, basta tutti questi perché. Nel momento in cui si cresce, il genitore comincia a chiedere al bambino, ma com'è andata oggi a scuola, perché? E il bambino dice, basta, questo non è un momento dei perché della scuola, parliamo di altro. Improvvisamente le curiosità scompaiono, improvvisamente il piacere di conoscere scompare, e dal piacere di conoscere si passa al purtroppo devo studiare. È arrivata un'altra mail in questo momento. Sì. Se possiamo magari rimandare un attimo il filmato. Sì. E la signora Arcuri ci scrive e dice, come si coniuga il rimandare o dilatare i tempi del leggere e scrivere con una società in cui si va poco slow? Grazie. Allora signora, la società è un qualcosa molto gigantesco, noi non possiamo mettere mano alla società, che lei sottolinea, è poco slow. Parliamo invece della classe, di quelle due insegnanti o di quell'insegnante e di quei 20, 22, 23 bambini, 18, 28. E vediamo come possiamo intervenire noi genitori in collaborazione con gli insegnanti e con i nostri figli a determinare una condizione in cui nasce l'emozione, il desiderio di conoscere. Lei sicuramente ha ragione a dire questa società che va poco slow, che è rapida. Attenzione, proviamo a creare le condizioni di benessere, proviamo a creare le condizioni di ascolto reciproco in casa e nella classe dove è nostro figlio, proviamo a sorriderci, perché se no altrimenti diventa, io porto mio figlio al nido e il rapporto diventa, l'ha fatta, non l'ha fatta, l'ha fatta tutta, era dura, era moscia, ha avuto mal di pancia. Cominciamo a parlare, è stato sereno, ha riso, si è mosso di più. Entriamo nella scuola elementare, come è andato, quali sono i voti, e diciamo ai bambini, come è andato oggi? Mamma, sono andato bene, mamma mi ha dato l'insegnante 7, tanto per usare un metro di misura, 7. E il genitore che dice, e gli altri quanto hanno preso? Perché il 7 diventa poco se gli altri hanno preso 5, 4, diventa molto. Diventa poco se gli altri hanno preso tutti 10. Per cui, attenzione, molte volte noi sicuramente facciamo un'analisi molto adeguata quando diciamo che la società corre, va di fretta, eccetera, eccetera, ma questa è un'analisi lontana da noi, è difficile mettere il freno o dosare l'acceleratore della società, mentre possiamo partecipare a contribuire ad una società più umana nel momento in cui noi agiamo nel nostro possibile, altrimenti diventiamo delle persone molto critiche, molto ideologiche, e facciamo lo stesso errore che si fa nelle diagnosi,
la diagnosi diventa sempre più precisa e perfetta e meticolosa, le risoluzioni inesistenti. Abbiamo bisogno sia di persone che sanno produrre delle analisi, sia delle persone che una volta trovati i problemi ci diano le dritte per poterli risolvere. Ecco, il consiglio che do è questo: incontrarsi, incontriamoci, parliamo. È proprio vero che se un bambino non impara a leggere entro Natale è ritardato. Ci arrivano le lettere di mamme che ci dicono: mio figlio è stato segnalato come ritardato perché non sa leggere e scrivere. Il 3-4 ottobre, in prima elementare. Perché quella insegnante che dice che il bambino è ritardato nel leggere e lo scrivere dopo solo 10 giorni di scuola, è la società che va veloce o è un insegnante che non sa insegnare? Incominciamo a distinguere. Perché dobbiamo distinguere? Perché l'intervento, il futuro sono i nostri figli. Dobbiamo incominciare a distinguere. Non dobbiamo fare non dobbiamo entrare in una dimensione in cui è l'ideologia quella che analizza. L'ideologia sicuramente ci serve, però l'ideologia è uno sfondo su cui misurare, calibrare, valutare, verificare le pratiche del giorno per giorno, del momento per momento. Poi attenzione di questo fatto che la società va veloce. Noi abbiamo una società che va veloce sulle cose secondarie ed è lentissima per le cose necessarie. Per cui noi ci troviamo di fronte a delle situazioni che per avere un aiuto, quindi estremamente necessario, è lento. Per delle cose che non ci servono, è estremamente veloce. Per cui siamo tempestati da telefonate: vuole cambiare il telefonino? Vuole cambiare questo? Vuole acquistare questo? Signora, i telefoni squillano di gente che ci vuol vendere. Lì c'è rapidità. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di aiuto, troviamo tutto occupato. Ma signori, siamo sempre noi. Dobbiamo incominciare da noi. In pochi? Incontriamoci. In pochi? Mettiamoci in rete. In pochi? Capite? In pochi, ma abbiamo le potenzialità dell'organizzazione. Quello che ci scrive la mamma arriva tramite internet. Per fortuna lei ci può scrivere velocemente e noi possiamo riflettere con la signora, dicevi, Arcuri, possiamo rispondere rapidamente. Questa è una rapidità stupenda, è una rapidità che poi ci deve permettere di rimanere in linea tramite la potenza delle email, la potenza del confronto, e creare, incominciare a costruire quell'alternativa. Noi stiamo visitando i forum sulla dislessia. Abbiamo fatto il calcolo che abbiamo circa 7-8 mila iscritti in 10 forum. Noi signori, 10 mila è una potenza politica, si può eleggere un sindaco. Però attenzione, i forum, questa velocità, questa rapidità che noi abbiamo, è una rapidità che va organizzata, perché è utile, è una rapidità che ci serve per superare i problemi dei nostri figli dislessici. Vogliamo, se non c'è qualche altro, vogliamo far vedere qualche filmato, così anche spezziamo cosa possiamo far vedere? Facciamo vedere i barattoli. Noi abbiamo conosciuto, abbiamo conosciuto il maestro, si chiama Maestro Meneghello. Una volta ascoltavo per radio un TG, questi TG regionali, e hanno intervistato questo Maestro Meneghello, che diceva che lui non aveva mai visto il leggere o scrivere come un problema, aveva
creato delle condizioni, delle situazioni per cui un bambino, anche a 2 o 3 anni, giocando, quindi senza che nessuno gli insegnasse a leggere e scrivere, apprendeva a leggere e scrivere. E lui sottolineava: io ho studiato molto, ho studiato nell'ambito delle neuroscienze, della psicologia dei linguaggi, sul piano della comunicazione. Lo sforzo più grosso che fa un bambino non è tanto quello di imparare a leggere e scrivere, ma di imparare a parlare. È molto più difficile imparare a parlare che imparare a leggere e scrivere, perché il parlare è aereo, il leggere e scrivere ha dei riferimenti, dei segni a cui io posso riferirmi. Cioè, come mai il bambino a parlare impara immediatamente? E lui dice: forse perché non c'è nessun maestro come me che gli insegna a parlare, se no ritarderebbe, facendo dell'autoironia. E ha inventato un gioco. Noi l'abbiamo intervistato e ho scoperto, andandolo a trovare, che ha 85 anni, se non 86. Lo potete trovare in internet, che sono delle video interviste. E lui ha raccontato che era un maestro insegnato in montagna, in queste pluriclasse, dove la maggioranza dei bambini sapevano mungere le vacche, sapevano che sono da mangiare ai maiali, leggere e scrivere poco. E lui dice che ha introdotto questo insegnare a leggere e scrivere senza farsi accorgere, e ha trovato questo metodo Meneghello. Non l'abbiamo intervistato, l'abbiamo anche costretto a scrivere delle sue memorie, l'abbiamo costretto a scrivere un libro. In 3 anni ci ha scritto un libro che noi possiamo far vedere, e lo facciamo vedere non per fare della pubblicità, perché il maestro ha rinunciato a qualunque tipo di guadagno a favore della ricerca, per cui, e ha messo in atto questo metodo Meneghello, che va sicuro è qualcosa di divertente. Ma la cosa interessante è che non si vuole insegnare a leggere e scrivere, ma si vuole far imparare a leggere e scrivere, per cui lui sottolinea che è un imparamento, non un insegnamento. Lui aveva creato anche un sistema con degli ottagoni, degli esagoni. Noi abbiamo cercato di fare una cosa molto casalinga, e che ve la facciamo vedere, con dei barattoli vecchi di gomme da masticare abbiamo riprodotto il metodo Meneghello. Se riusciamo a farlo vedere, poi sentiamo chi ci scrive, se è interessata, in che modo. E qui si vengono a creare delle famiglie che sono, non so, tipo Kake Kikoku, Tate Titotu, e nel unire attraverso i barattoli questi giochi di voce, questi vocalizzi, poi unendo i diversi barattoli, so, Tana, c'è la raffigurazione della Tana, Topo, c'è la raffigurazione del Topo, e che diventa Tate Titotu, unire insieme, giocare con questi barattoli, significa scoprire le parole, la loro composizione, i loro significati, che fanno ridere. E qui i significati che fanno ridere, abbiamo un grande della letteratura per infanzia, Rodari, il suo libro che è Grammatica della fantasia, è pieno di questa esplorazione
del leggere e lo scrivere come luogo magico, come luogo di piacere, come luogo, come chiave per entrare in diversi universi. Capite? Altrimenti diventiamo quelle persone che di fronte ad una frase di un bambino che con fatica riesce a mettere insieme, cosa sottolineiamo? L'errore. Per cui un bambino scrive 10 parole con fatica, la penna. Dice, vedi qui però, qui non c'è la doppia T. Questa, ricorda, sono due T. E il pensiero? E il pensiero? E la poetica? E lo scoprire questa magia? Sempre questo gioco del maestro Meneghello, dato in mano ad altri bambini e ad altri insegnanti, è diventato un gioco dei dadi, no? Qui ci troviamo di fronte ad un bambino con X fragile, un bambino che ha difficoltà nel leggere e lo scrivere, ma in più di un bambino dislessico ha anche un disabilità mentale. E abbiamo visto che questo giocare con le parole, questo incontrare le parole per avere piacere di utilizzarle, ha prodotto l'apprendere a leggere e scrivere. Quindi abbiamo qualche fotogramma, facciamo vedere un pochino. Ecco, come vedete abbiamo un cubo dei soggetti, un cubo dei verbi, un cubo dei predicati. Giocando a dadi con i cubi, i bambini poi trovano delle congruenze, trovano e costruiscono delle frasi. Vuoi far vedere i cubi? Sì. Ce l'abbiamo anche qui, fa vedere il cubo rosso. Sono i tanti soggetti, il bambino, la volpe, poi ovviamente sono... possono inventare quelli che si vogliono. Ecco, fondamentalmente i soggetti devono essere legati al vissuto del bambino, per cui se il bambino ha un uccellino in casa metterà sui nomi l'uccellino, se c'ha un gatto mette il gatto, se c'ha, oltre i soliti papà, mamma, nonne, zia, eccetera, eccetera. E quindi sono i soggetti, poi ci sono le situazioni che sono saltare, correre, scivolare, cadere. E poi ci sono i luoghi, il lavandino, il gabinetto, il bidet, per cui viene fuori, che ne so, la nonna salta nel bidet, fa ridere, è stupendo, perché i dadi ci hanno portato questo, la nonna salta nel bidet, però questo ridere, questo paradossale, la nonna salta nel bidet, mi porta a leggere in maniera serena, a ridere, e mi diventa uno scoprire nella lettura e nella scrittura, scoprire l'allegria, la felicità, mentre molti bambini con DSA la lettura e la scrittura ci richiama
qualcosa di molto triste, anche se gli altri fanno finta di niente, perché le mamme che sono in ascolto ci possono dire, cioè il bambino vede al di là del sorriso, vede che chi lo guarda, anche se sorride e fa la faccia del sereno, gli sta dicendo, poveretto, non sa leggere e scrivere. Abbiamo altri 10 minuti, vediamo se c'è qualche altra email. Allora, è arrivata una mail da una logopedista. Dice, ciao, sono una logopedista, mi capitano spesso casi di bambini con diagnosi di DSA. Non vorrei sembrare presuntuosa, ma a volte mi sembra che il mio lavoro resti fino a se stesso a causa della mancanza di un continuum con la scuola. A questo proposito mi chiedevo, ma le insegnanti curricolari che preparazione hanno in riferimento ai DSA? E i referenti per i DSA da che vengono scelti? In base a che cosa? E questo del continuum, mi pare che è proprio all'inizio dell'articolo, della lettera, no? Cioè io ho riportato una lettera significativa nell'introduzione di questa trasmissione. E quella che mancava molto in Stefano, che è questo ragazzo con dislessia, che mi racconta nell'incontro la sua vita, è stata proprio l'orchestrazione. La logopedista se ne va per suo conto, la scuola se ne va per suo conto, i genitori hanno altri orientamenti, l'altro orientamento, il neuropsichiatra, diagnosi difettologica, perché guardate, uno dei problemi che noi abbiamo è che i genitori ci riportano, dice, io dove porto mio figlio mi trovano un difetto in più, mi trovano un problema in più, il che sarà vero, però tutti questi problemi accumulati mi rendono difficilissimo il poter rispondere alle esigenze di mio figlio. Io ho bisogno ad ogni problema in più una strategia in più, e mi pare che scrivevo, no? Sì. Come scrivevo? I genitori mi riportano, ho avuto la diagnosi ma non so cosa fare, come comportarmi, le insegnanti mi sembra non abbiano chiari i percorsi da seguire, mio figlio pian piano si sta allontanando dal voler studiare, non faccio altro che fargli riempire quaderni di letterine, si annoia e rifiuta la scuola. Capite? Allora, la scuola può essere identificata con un luogo di noia quando sappiamo che un bambino inizia intorno ai 3 anni e finirà ai 26 anni? Bisogna cambiare prospettiva, bisogna cambiare dimensione, bisogna cambiare modalità didattica, bisogna cambiare lo stile professionale, sicuramente basandosi sulla grande esperienza e sulla esperienza positiva che gli insegnanti hanno, però da quella grande esperienza degli insegnanti dobbiamo oggi arrivare a nuovi modelli didattici, perché oggi abbiamo bisogno di ingegneri altissimo livello, abbiamo bisogno di architetti ad altissimo livello, abbiamo bisogno di chimici ad alto livello, abbiamo bisogno di direttori di ospedale ad alto livello, abbiamo bisogno di capostazioni capacissimi, di guidatori di treni capacissimi, di fornai capacissimi. Oggi abbiamo bisogno di persone ad alto livello e con le risposte rapide necessarie. Abbiamo bisogno di quelle persone che hanno la saggezza di produrre quella lentezza, quindi la meditazione nell'intervenire, che non contrasta con la rapidità. La rapidità è un danno nel momento in cui è fretta, la rapidità è un danno nel momento in cui non ci permette di ascoltare, di vedere l'altro, non è un danno nel momento in cui io ti capisco rapidamente, non è un danno se io ti soccorro rapidamente. Capite come nella richiesta, nell'email prima della signora? Attenzione, dobbiamo riflettere. L'interrogativo è, oggi è possibile determinare una condizione per cui all'alta qualità dell'apprendimento si può coniugare il piacere e l'emozione di conoscere? Sì,
e a basso costo. Sì, le neuroscienze, la psicologia, la pedagogia, le tecniche hanno fatto salti enormi. La dislessia, oggi noi la dobbiamo valutare come originalità, non come problema, ma come un ostacolo che possiamo superare e nel superare quell'ostacolo incontrare altre energie, altre risorse. Io fermerei qui la trasmissione se non ci sono altre. È arrivata un'altra email in questo momento. Sì. La ricerca delle continue valutazioni giornaliere nelle scuole private porta il bimbo con DSA a continue svalutazioni del bimbo perché lo mette di fronte a continue prove. La maestra non fa tenere la mappa concettuale durante l'interrogazione di storia, geografia o scienze sott'occhio. Cosa fare? Signori, chi mi scrive, che è sicuramente una mamma, o forse un papà. O un papà. Ma io dico mamme perché nei forum abbiamo trovato più mamme che papà. Non è firmato, ma sì, l'email penso sia un signore. Ma è un papà. Allora, noi dobbiamo capire dove è il problema. Se il problema sta nel bambino che ha la dislessia e, come abbiamo detto, la può superare, o nella maestra che è rigida, o nella maestra che non ha quella professionalità tale da far nascere l'emozione di conoscere nel bambino. Attenzione. Possibile che tutta l'energia nostra la dobbiamo sprecare nello scegliere il parrucchiere? Perché se mi tagli i capelli fatti male vado a un altro, nella parrucchiera, perché se mi fa una zazzera fatta male devo cambiare. Molte maestre sono fatte male, non hanno professionalità. Dobbiamo aspettare che cambi la maestra o salvare il nostro figlio? Vi saluto e in relazione a delle email che ci arriveranno metteremo in progetto in settembre un'altra trasmissione. Vi ricordo, non so se tu lo vuoi scrivere anche, nicola.cuomo@unibo.it, e siamo l'Università di Bologna, il Dipartimento di Scienze dell'Educazione, l'insegnamento di pedagogia speciale. Vi ringraziamo, siamo pronti a collaborare. In settembre in tutti i modi vi faremo conoscere un progetto sperimentale che stiamo mettendo in atto in una grande scuola di Bologna, proprio per sia per superare i problemi della dislessia, sia per innovare la didattica. E questa è una cosa molto interessante. Non vogliamo soltanto dare diagnosi, anche perché non siamo noi che le diamo, a noi ci interessano delle diagnosi precise, ma noi dobbiamo trovare la risoluzione. Vogliamo creare quelle condizioni, quelle situazioni che dal problema della dislessia, pian piano questo problema si trasformi in occasione per una scuola dell'emozione di conoscere e il desiderio di esistere. Grazie a tutti e aspetto le vostre email. Arrivederci.